Il nostro corpo è composto da moltissime parti, ossa, muscoli, organi. Ma quale tra queste parti ci identifica di più? È il cervello, quanto sappiamo di lui? Conosciamolo meglio. Il cervello dell'uomo contiene quasi 90 miliardi di neuroni. Un gran numero, se considerate che in quello dello scimpanzé, il nostro parente più stretto, ci sono 6 miliardi di neuroni e nel topo solo 70 milioni. Non solo, ognuno di questi 90 miliardi di neuroni si connette a sua volta a migliaia di altri neuroni. E sono proprio queste connessioni che rendono ciascun individuo diverso dall'altro e che hanno permesso la nostra evoluzione come specie. I neuroni comunicano tra loro attraverso neurotrasmettitori ed impulsi elettrici, impulsi che viaggiano ad una velocità che raggiunge i 480 km orari, molto più veloce di una macchina di Formula 1. Vi siete mai chiesti quanto pesa il nostro cervello? In media quasi 1,5 kg, andando a costituire circa il 2% del nostro peso corporeo. Una piccola percentuale, che però consuma molta energia, 10 volte superiore rispetto a quanto sarebbe previsto dal suo peso. Quando siamo svegli, il nostro cervello usa un'energia pari a 20 watt, che è la stessa di una lampadina a basso consumo. La corteccia dell'uomo, se si potesse distendere, sarebbe grande come una sciarpa di 1 metro per 20 centimetri circa. Nel corso dell'evoluzione, le dimensioni del cervello sono aumentate molto e la corteccia si è espansa. Per poter restare nello spazio ridotto della scatola cranica, la corteccia si è come ripiegata, creando solchi e circonvoluzioni. La parola cervello è stata utilizzata la prima volta dagli Egizi, intorno al 1500 a.C. A quell'epoca però il cervello aveva un ruolo marginale, perché era il cuore a essere considerato la sede del pensiero. E anche Aristotele, secoli dopo, manteneva questa visione cardiocentrica. Si è dovuto aspettare 1000 anni dopo Cristo perché venisse accettata gradualmente l'idea che era il cervello la sede del pensiero. Un ultimo dato. Gira voce che noi utilizziamo solo il 10% del nostro cervello. Ma non è vero. Noi utilizziamo il 100% del nostro cervello. Beh, chi più, chi meno.